Sono Gabri Costa, cari ragazzi. Siamo stanchi, abbiamo fatto una cosa molto terribile. Siamo riusciti a superare la stanza del microonde. Ora il povero Old Snake ha tutta la sua tuta di infiltrazione bruciata e abbrustolita. Ed è così stanco. Guardate, l'MA3 ha aperto la porta. Ha inserito il suo cavo nella serratura e ha aperto la porta e ci è riuscito. Se questo video vi piace e siete tanto interessati, iscrivetevi, lasciate i vostri commenti. Snake ha vomitato ed è cascato a terra, che non ce la fa più a reggersi in piedi. Iniettati la siringa, fallo. Bravissimo, così devi fare. Allora è questo GV. Si è rotto anche il Solid Eye. Ci faceva comodo quando era in versione binocolo e visore notturno. Ma che siamo? Un cimitero virtuale? Ma questo posto sembra un cimitero, però è virtuale. Si vedono lapidi, fiori. Pensaci tu, Otacon. Tu e il tuo MH3. Spariscono i fiori, ma si vedono tutte le lapidi. Vai Otacon, con il tuo MH3 inserisci quel filo dentro al GV, così lo distruggeremo. Bravo! Fai anche un tuo computer portatile per non commettere errori. Tutte le lapidi si sono accese. Mi dispiace Snake, non puoi farcela, non ce la fai più a stare in piedi. L'MH3 è molto occupato, ma deve concentrarsi e fare attenzione. Arrivano i Gekkonani. Snake è stanco di combattere, non ce la fa. Ah, con il suo mitra riesce a farli fuori e a distruggerli. Intanto vediamo che sta facendo Raiden, il nostro cyborg ninja. No! Le Praying Mantis gli hanno infilzato i loro coltelli. Raiden è spacciato, non può farcela. È senza braccia, purtroppo. Senza braccia non può combattere la sua spada. La deve prendere o la bocca o con i piedi. Purtroppo le Praying Mantis cominciano a infilzargli i loro coltelli per fargli uscire il sangue bianco, visto che Raiden è una macchina. Intanto Meryl e Johnny sono ancora impegnati e sono ancora occupati a far fuori le Praying Mantis, ma sono stanchi e non ce la fanno. Sono sempre bloccati in quel posto dove abbiamo affrontato Screaming Mantis, l'ultima B&B. E i Gekkonani hanno invaso la nave da guerra, la nave nautica di Mei Ling, che purtroppo è spaventata a morte. Invece Snake non ce la fa a far fuori tutti questi Gekkonani, questi robottini o le tre braccia. Otacon, sbrigati a disattivare quel maledetto GV. Hai il tuo computer portatile, il tuo MH3. No, povero Snake, no, non può morire proprio adesso. Otacon, sbrigati! Ce l'abbiamo fatta! Meno male che ci siamo riusciti e ce l'abbiamo fatta!
Raiden è sbalordito e rimane stupito a vedere le Praying Mantis morire da sole, e poi sono stupiti anche Meryl e Johnny. Allora ha funzionato, Otacon ci è riuscito senza fare errori. È finita, ragazzi, abbiamo vinto, siamo sopravvissuti. Ora Meryl e Johnny potranno fare le loro scene d'amore e sposarsi. I nostri amici soldati stanno distruggendo le Praying Mantis e anche i Jekkonani. Non lo sapevo che anche Mei Ling ha una pistola. E poi c'è anche il Metal Gear Ray. Va in tilt anche il Ray. Allora siamo a posto, ragazzi. Mi sa che il Ray sta cadendo da questa nave e comincia a sprofondare nell'oceano. Sono felice che Mei Ling è salva. Ora vediamo che sta succedendo al povero Old Snake in mezzo a tutti questi robottini e sti Jekkonani. Almeno è finita, ragazzi. Ma questo video quanto dura? Dura tantissimo, non finisce più. Il worm si sta diffondendo, non si ferma, GV. No, no, dai, Otacon, ti prego, fa qualcosa. Cosa non può essere? Ancora Naomi? Ma che succede, Otacon? Stanno cancellando JD. Wow, sugli schermi si vede Naomi Hunter. Però ora è un'anima, è virtuale Naomi Hunter. L'avevamo vista morire a Shadow of Moses nel quarto atto, quando si è suicidata alla siringa. E continua a chiamare Snake e Al e vuole sapere se sono vivi. Ascolta, Naomi, Snake e Otacon sono vivi. It's set to destroy all four AIs, along with JD, the core that tied them all together. Il nucleo le teneva insieme. I've set this video to play back once they're all gone. Sons of the Patriots was only... Era solo l'inizio, Sons of the Patriots. The Patriots were planning to use nanomachines to implement the system over the entire population. I had an obligation to stop it. Avevi l'obbligo di impedirlo, Naomi. With a little help from Sunny. Con un po' di aiuto da Sunny. She helped me. Lei ti ha aiutato. She believed her talents. È rimasta da sola, povera Sunny. Non c'è nessuno che gli fa compagnia. Smette di cucinare le uova. What she created was an anti-AI fox type. But this virus's name is Fox Alive. Ah, il nome di questo virus è Fox Alive, che vuol dire volpe viva. L'opposto delle nanomacchine che avevi creato tanti anni fa. Era il vostro desiderio. Gabriosta, Snake e Otacon sono colpiti e sono stupiti per a sentire la voce di Naomi. Eccoci, ora si rimette a piangere Otacon.
sta pensando a Naomi. Ti dispiace d'averci deluso, Naomi, ma se ti sei suicidata a Shadow of Moses o la siringa, sei stata una dottoressa stupida e traditrice. Volevi scusarti con noi prima di morire? Volevi fare la stessa fine come era successo a Vamp? Dai, Otamon, perché ti rimetti a piangere? Ma non ce l'hai il tuo fazzoletto per asciugarti le lacrime? Otacon ti aveva aiutato a provare la gioia di vivere. Naomi lo ringrazia. Ma guardate le lacrime, sono finite sullo schermo del computer portatile. Dai, smettila di piangere, Otacon, dai. A te ti piaceva, Naomi. Hai perso tutti, però. Hai perso Wolf, Emma e Naomi. Tutti. Bene, ti ascolto. Il nostro paese è di nuovo un bimbo innocente. Una nuova alba è spuntata. Ora può riscrivere un nuovo destino. Cosa c'è ancora? È arrivato il momento. Ti sei meritato il tuo riposo, Snake, davvero. Il petalo di rosa sta per cadere. Povera Sunny, ma guardate com'è tutta sola, triste, così sensibile per essere una bambina e figlia di Olga Gurluovic. Finalmente questo video è finito, ragazzi, è durato parecchio, però non finiva più. Arrivederci, iscrivetevi nel mio canale e lasciate i vostri commenti.